Buongiorno, benvenuti. Sono quasi le 13 di questo venerdì 8 maggio. Se non sbaglio, ho perso un po' il conto dei giorni, sinceramente. E niente, oggi è una lezione principianti, base, per cui che cosa vuol dire per chi magari si collega la prima volta o perché magari vuole fare la prima lezione di approccio alla Iyengar Yoga. La Iyengar Yoga è fatto di livelli. No? Nel senso che quando si inizia la pratica chiaramente bisogna imparare a conoscersi, siccome lo yoga è uno studio di sé, della conoscenza del proprio sé, del proprio corpo, di come respiriamo e come mentalmente ci poniamo nella vita attraverso lo studio dello yoga. Noi specificamente nella Iyengar Yoga diamo delle indicazioni soprattutto per le asana e il pranayama, che sono due aspetti di quello che è lo studio che viene proposto dallo yoga in genere. Per cui, dovendo lavorare sulle asana, che sono la parte diciamo più fisica, ma non è solo chiaramente fisica, però è anche quello, dobbiamo dare dei livelli. Per cui si inizia imparando delle posizioni di base che però sono fondamentali perché ci creano appunto la base per nel successivo passaggio del tempo andare avanti nello studio di altre asana. Le posizioni che vediamo in questa fase qua, da principiante di base, sono posizioni tutte in piedi, da seduti. Ricordate che tutte le posizioni in piedi, come diceva Maestro Iyengar, rinforzano molto il nostro corpo, le nostre gambe, perché noi siamo esseri bipedi, per cui ci muoviamo sulle gambe, per cui le nostre gambe, lui diceva, devono sostenerci. Le posizioni in piedi ci rinforzano anche la schiena, sia in posizione eretta, per cui come stiamo tutti i giorni magari sul lavoro per chi lavora in piedi, o anche di rafforzamento le posizioni laterali del corpo, come vedremo oggi in posizioni laterali e anche posizioni di equilibrio, perché a volte ci possiamo trovare anche in equilibrio nella vita, che non è solo l'equilibrio di stare su un piede, ma le situazioni che ci mettono appunto in una fase un po' di equilibrio, un po' come adesso. Buongiorno Andrea, Nicola, buongiorno Silvia. In quei momenti della vita in cui siamo un po' in equilibrio instabile, non sappiamo bene cosa succede domani, cosa succederà, cosa è successo ieri, se ci può influenzare oggi. Per quello è una situazione di equilibrio, non è solo l'equilibrio precario della posizione come vedremo oggi, ma è l'equilibrio che noi ci troviamo dentro di noi, per cui bisogna sempre trovare la parte mentale che attraverso il corpo, il respiro ci porta ci dà la possibilità di concentrarci, stare fermi in quel momento senza farci prendere dalle emozioni, la paura di cadere nell'asana, la paura di non sapere cosa succede domani o fra un'ora in questo momento della vita. Personalmente credo che non abbiamo nessuna mai certezza di quello che sta succedendo, anche in questo momento di quarantena, che ormai penso che sia un po' superata perché la quarantena dovrebbe durare 15 giorni, però in questi momenti qua di difficoltà è solo una conferma di quello che tutti i giorni la vita ci mette alla prova, che non sappiamo mai, abbiamo sempre dei problemi. Io dico sempre, abbiamo dei problemi e cerchiamo una soluzione al problema, per cui a ogni soluzione dobbiamo trovare, a un problema trovare una soluzione. Lo yoga si propone come un metodo, no? Attraverso questa filosofia, per dare questo strumento a ogni persona e dire: guarda, sei quello, guardi da questo punto di vista qua, che cosa succede quando fai lo yoga? E poi bisogna applicarlo tutti i momenti della giornata, come fosse continuamente una meditazione. Immaginate come dei fotogrammi, no? Di un film, ogni fotogramma è un momento della giornata, voi potete srotolare, come si faceva una volta, i rotoli a pellicola di un film, vedevate tutta l'immagine che si scomponeva del film. Bene, ogni momento dobbiamo fermarci, essere concentrati, centrati per qualsiasi piccola azione, raccogliere il caffè dalla caffettiera e metterlo nella tazza. Se non sono concentrato, lo rovescio. Ma come mai l'hai rovesciato? Boh, non ero centrato, non è niente di grave. Questo è un esempio banale, ma ci sono delle cose più importanti, delle decisioni da prendere. Per cui adesso lavoreremo su questo aspetto qua, su delle cose fondamentali. Bene, iniziamo. Prendiamo atto della posizione iniziale che è Svastikasana, no? Prendiamo una coperta, riavviamo una buona fase d'appoggio. Normalmente in questa posizione per chi inizia, anche per chi già pratica un po' di tempo, non è facile rimanere a terra senza avere un sostegno sotto il bacino, per cui manteniamo la base d'appoggio buona. Allunghiamo dagli inguini questa parte qua, agli alluci l'interno delle gambe, portiamo dal quinto dito del piede verso di noi l'allungamento dell'esterno della gamba. Poi divarichiamo le gambe lateralmente mantenendo questa stessa azione che abbiamo fatto con le gambe unite, che era la posizione di Dandasana.
Ora da qua mettiamo la mano destra, mettiamo il ginocchio destro e pieghiamo il ginocchio della gamba destra e portiamo la gamba e il piede sotto la coscia sinistra, con la stessa operazione. Andiamo a sinistra verso la coscia destra. E siamo nella svastikasana, questa posizione delle gambe che incrociate ricordano un po' il simbolo della svastica, che è un simbolo di una divinità del sud dell'India. Bene, spostate la carne degli ischi lateralmente e posteriormente e appoggiamoci sui polpastrelli vicino ai fianchi. Appoggiate sui polpastrelli, non crolliamo con il busto perché adesso abbiamo allineato le gambe per il bacino nella posizione seduta, ma tutto quello che viene su, dal bacino in su, è colonna vertebrale, torace, braccia, spalle e testa, per cui dobbiamo mantenerlo allineato. Quindi, appoggiando sui polpastrelli, inspirando, spingendo gli ischi, solleviamo il torace verso l'alto, verso le spalle, non in avanti o indietro, ma in su, verso il soffitto, verso il cielo. Noi l'energia la prendiamo dall'alto, no? Dell'energia del cosmo, per cui noi andiamo verso il cosmo. Ruotiamo le spalle verso l'esterno indietro, assorbire le scapole e portare le mani giunte con la base dei pollici alla base dello sterno, premere i polpastrelli uno contro l'altro e allargare le clavicole, mantenendo praticamente le clavicole e gli avambracci su una stessa linea, parallele al pavimento. Ora, dopo aver portato il corpo in una posizione di inizio della pratica, come in tutte le pratiche di yoga, si inizia sempre evocando per 3 volte la vibrazione dell'Om, qui dicendo 3 volte la parola Om. La parola sarebbe Aum, ma in sanscrito diventa Om. Ora chiudete gli occhi, per cui abbassate le palpebre, fate 3 respiri profondi. Respiri istintivi, naturali. Insieme iniziamo la pratica ripetendo per 3 volte la parola. Che avremo adesso dei piedi, un allineamento dai piedi alle gambe al bacino. Tutte le posizioni in piedi vanno a lavorare per tenerci in equilibrio, ovviamente, stando in piedi, rinforzando le gambe, ma stabilizzando anche l'equilibrio fra un piede e l'altro e mantenere le gambe stabili, forti e dritte, no? Perché se no, se cominciamo a piegarci, perdiamo un po' di atteggiamenti che perdono un po', che si fa perdere un po' il tono alle gambe, elasticità, legamenti, no?
E tutto questo arriva nella zona del bacino, questa parte qua, per cui dobbiamo dai piedi collegare il bacino dove troviamo poi la base della colonna vertebrale. Allora, prendiamo un mattone, un tappetino e mettetevi, sdraiati in posizione supina, in questa posizione qua, con i piedi uniti e faremo la posizione da montagna, per cui Tadasana, da sdraiati, i piedi uniti, alluci uniti. Per cui adesso non spingete più il pavimento come fate normalmente in Tadasana, ma spingete la parete. Mantenete i piedi uniti e gli alluci uniti. Separate bene tutte le dita dei piedi. Premete i talloni anteriori, interni e esterni, da lì allungate le gambe. Continuate a sollevare le rotule giù il sacro, che è già in direzione dei piedi, l'osso pubblico verso la testa, e mettete le mani lungo i fianchi. Tadasana. Sentite se tutti e due i piedi spingono ugualmente la parete, adesso non più il pavimento. Sentite se il dietro dei polpacci, delle ginocchia scendono dal pavimento. E adesso espirate ed inspirate regolarmente, rilassate tutte le costole frontali, mantenete le costole frontali indietro e laddove verso la schiena, verso il pavimento. Da qua, Supta Urvastasana, per cui da sdraiati, inspirare, allungare le braccia indietro lentamente, portate le braccia a terra, i palmi delle mani rivolti verso il soffitto, tirate indietro tutte le cinque dita delle mani, mantenete le mani, le braccia, le spalle a terra. Se le spalle, se le braccia non scendono, rimangono in questa posizione qua, mettete un supporto, un mattone, anche bene, sotto le mani, in modo che abbiate le braccia che possono scendere verso il pavimento. Alzate un pochettino per cui le mani. Se invece le mani toccano a terra, il dorso delle mani, gli avambracci, le braccia, le spalle a terra, rimanete in posizione. Mantenete l'allungamento delle gambe, delle braccia, dai piedi, dalle mani, dalle anche e dalle spalle, per cui dalle anche voi spingete i piedi verso la parete, dalle spalle spingete le braccia a terra, le mani indietro. Mantenete le costole anteriori indietro, verso la schiena, verso il pavimento, ed espirando riportate le braccia in avanti. Bene, piegate le ginocchia, ruotate sul fianco destro, venite un attimo seduti. E questo era Tadasana e Supta Urvastasana, che sono le posizioni sdraiate della montagna, delle braccia distese indietro. Adesso rifacciamo la stessa posizione usando il mattone. Se avete visto che andando indietro le braccia non toccavano, mettete, se non avete due mattoni, mettete il poster dietro di voi. Ora prendiamo il mattone. Vedete che il mattone ha una forma rettangolare, un parallelepipedo, dovete appoggiarlo sulla base, sulla parte più lunga, okay, del mattone, sotto l'osso sacro. Se vedete che è troppo invasivo, che non riuscite a tenere le gambe tese facilmente, lo mettete piatto in questa posizione qua. Ora proviamo a metterlo tutto in questa posizione. Allora, vi mettete sdraiati a terra, con le ginocchia piegate, avvicinate un po' la parete per non perdere la distanza, sollevate il bacino e mettete il mattone sotto l'osso sacro. Siccome il mattone è più lungo, la parte del sacro, la parte sporgente verso i piedi, non verso la schiena. Mi raccomando, il mattone sotto il sacro, non sotto la schiena, eh? Poi allungate le gambe e siamo in Supta Tadasana, esattamente come prima. Ma ovviamente non possiamo avere dietro il polpaccio, delle ginocchia, delle cosce a terra, perché è stato sollevato il bacino. Ma questa azione qua ci permette di riaprire l'articolazione sacroiliaca, per cui gli inguini frontali. Mantenete i piedi uniti, anche se è più difficile adesso perché abbiamo sollevato il bacino. Mantenete i piedi uniti e spingete soprattutto dall'esterno del tallone al punto dritto del piede, mantenendo questa azione con il mattone, inspirare e portare le braccia indietro, Supta Urvastasana, fino a portare le braccia a terra. Anche qua, se non riuscite a toccare a terra, mettete il poster o una coperta. Sentite quale dei due piedi è un po' più pigro, non riesce a tenere il contatto. Rilassate eventualmente il fianco, la ginocchio della gamba corrispondente. E ispirare e portare le braccia in avanti, usate almeno un minuto questa posizione perché abbia un effetto. Piegare le ginocchia e inspirare, sollevare il bacino dal mattone e venire giù. Da qua, in questa posizione qua, scendete a terra, rimanete a terra, piegate le ginocchia,
Piegate le ginocchia tenendo le ginocchia separate, mentre in posizione frontale trovate la posizione, per cui le ginocchia separate, larghezza delle spalle, i piedi uniti. Con le mani sotto il ginocchio, all'altezza della tibia, premete la tibia verso il femore ai lati dell'addome. Dvipada Pavanamuttasana. E in questa azione qua dovete sentire che tutta la schiena aderisce al pavimento, al tappetino. Portate l'addome verso la schiena, sia nella parte centrale dove trovate la spina dorsale, la colonna vertebrale, sia nei fianchi della colonna vertebrale, fianco destro e fianco sinistro. Dopo che avete fatto aderire bene anche la parte lombare, pressate la parte centrale, dorsale della colonna vertebrale, per cui sotto le scapole, in mezzo alle scapole e le scapole stesse a terra, per cui non sollevate le spalle ma mandate le spalle indietro verso le scapole. Inspirando senza sollevare la testa, inspirando portate il mento verso lo sterno per allungare la zona cervicale della spina dorsale. E poi portate l'attenzione al respiro, inspirando portate il respiro dal centro verso i lati della cassa toracica. E quando inspirate sentite che gonfiandosi la schiena aderisce meglio. Quando espirate lasciate che la schiena continui ad aderire alla fine dell'espirazione, ma solo alla fine dell'espirazione fate scendere l'addome verso la schiena, in giù. E poi di nuovo riprendete, fate tre respiri profondi in questo modo e poi interrompete, unite le ginocchia, ruotate sul fianco destro e veniamo in piedi. Bene, così abbiamo fatto questa sequenza per, come dire, resettare un po' la situazione mattutina dopo aver fatto quello che abbiamo fatto stamattina, no? Chi ha potuto lavorare, chi è messo in pausa, chi magari non ha potuto lavorare, chi magari è stato un po' fermo, ha fatto dei lavori casalinghi, magari adesso ha voglia un attimo di riallinearsi, no? E partiamo dalle nostre posizioni in piedi, come detto, visto che oggi siamo a un corso base, e ci mettiamo in Tadasana. Abbiamo visto prima Sutta Tadasana da terra, vediamo adesso Tadasana, per cui piedi uniti, alluci uniti, aprite bene a ventaglio l'unità dei piedi, premete i talloni anteriori, interni e esterni. Adesso, mantenendo questo equilibrio sui piedi, sentite se avete più peso sul piede destro o sul piede sinistro, ed è il momento di compensare. Se vi ricordate che magari uno dei due piedi contro la parete spingeva di meno, non c'era più difficoltà, vedete se in piedi succede la stessa cosa. Ora sollevate le rotole delle ginocchia con i muscoli interiori delle cosce, sollevate le rotole, spalancate bene il dietro delle ginocchia e allargate il dietro delle ginocchia. Mantenete la parte alta anteriore delle cosce, quella vicino, diciamo, lo subpubblico indietro, e fate scendere il sacro, sollevate lo subpubblico e allungate la spina dorsale da qua, da questa zona dei piedi delle gambe nel bacino, allungate la spina dorsale verso l'alto, come avete fatto in Svastikasana durante l'invocazione. Mantenete l'allungamento dalle spalle delle braccia lungo i fianchi verso il pavimento e aprite tutte le dita delle mani. Allungate i due lati del collo, allargate le clavicole e mantenete la nuca allineata con il sacro, Tadasana. Ora in questa posizione qua non dovremmo avere grande sforzo e dovremmo sentire che inspirando ed espirando siamo stabili sui piedi, nelle gambe, nella schiena. Potreste sentire un leggero oscillamento del corpo, questo dovuto alla mente che un po' magari non è ancora stabile. Prendete un riferimento visivo di fronte a voi all'altezza delle vostre pupille per darvi più stabilità. Bene, Urvastasana, abbiamo visto Sutta Urvastasana, adesso Urvastasana dai piedi, inspirare, allungare le braccia verso l'alto, mantenete i piedi e gli alluci uniti, le gambe stabili e allungate le braccia in su, tirate su bene le braccia ma rilassate le spalle, per cui non tirate sulle spalle, le spalle giù, mantenete le braccia distese, possibilmente all'altezza delle orecchie, anche qui indietro. Sentite tutte le cinque dita salgono verso il soffitto. E espirando Tadasana. Bene, adesso vediamo una posizione di allungamento laterale che abbiamo già visto precedentemente e vediamo con uno spunto diverso oggi, che è Virabhadrasana 2. Cominciamo oggi da Virabhadrasana 2, per cui
Partiamo in Dandasana, in Tadasana, scusate, piedi uniti, alluci uniti, portare la punta delle mani dello sterno con un mezzo Utkatasana, Uttanasana, piedi paralleli lineati. Rileviamo un attimo il corpo, diamo un po' di dinamicità, per cui espirare Tadasana. Inspirare, portare la punta davanti allo sterno, piegare leggermente le ginocchia, espirare Uttanasana, mantenendo i piedi paralleli lineati ed espirare di nuovo, chiudere Tadasana. Di nuovo. Inspirare, espirare, Uttanasana. Bene, adesso manteniamo la posizione di Uttanasana, ruotiamo tutta la coscia del piede destro di 90 gradi, mantenendo il tallone destro nell'arco plantare del piede sinistro, allungate la luce destra, sollevate la rotola gamba destra e mantenere la parte anteriore coscia sinistra indietro. Chiudere la punta del piede destro, passare la Uttanasana sull'altro lato, ruotare coscia del piede sinistro di 90 gradi, stirare il ginocchio e di nuovo, bypassate da sinistra a destra, 2-3 volte, 3-4 volte, diamo scioltezza, mobilità alle caviglie, destra e di nuovo sinistra. Questi movimenti qua dei piedi, vediamo, lo sentite, fino alle ginocchia, fino ai fianchi, fino alle anche, per cui dai piedi controlliamo le nostre anche. Tadasana. Adesso tira Padasana 2, portare la punta dello sterno, Uttanasana. Adesso abbiamo esperienza appena fatta sul movimento di apertura di Parsvastapadasana, ruotate la coscia del piede destro a 90 gradi, chiudete la punta del piede sinistro, stirate bene le gambe e le braccia, portate inspirando leggermente il peso a sinistra e piegare il ginocchio della gamba destra fino a portare la coscia destra a fare l'apprendimento e inspirare, venire su e via di nuovo, 2 e su, 3 e su, chiudere il piede, Tadasana. Adesso sull'altro lato, Uttanasana. Portare coscia e piede sinistro in 90 gradi, chiudere leggermente la punta del piede destro, portare leggermente il peso a destra e giù, scendo con la coscia sinistra e torno su, scendo con la coscia sinistra e torno su, scendo con la coscia sinistra e torno su, Uttanasana, Tadasana. Adesso consolidiamo la posizione tenendola un po' di tempo, si consiglia per le lezioni tenerla un minimo di 10-20 secondi, anche 30 secondi, più avanti si può tenere anche un minuto. Tadasana. Inspirare, Uttanasana. Parsva, chiudere la punta del piede esterno, aprire il piede interno di 90 gradi, stirate le gambe, sollevate la rotola gamba sinistra, destra, portate la parte anteriore coscia sinistra indietro, inspirare portando leggermente il peso sul tallone sinistro, piegare il ginocchio della gamba destra, fino a che la coscia destra è parallela al pavimento. Mantenete il ginocchio sulla caviglia e girate la testa e guardate l'indice della mano destra. Respirate regolarmente e allungare la gamba destra, Uttanasana, Tadasana. Tadasana sull'altro lato. Chiudo il piede destro, ruoto il piede sinistro. Inspiro, porta il peso a destra e piega il ginocchio della gamba sinistra. Scendete bene con la coscia sinistra, tolgo un attimo la posizione delle braccia, ma rimanete voi in posizione. L'inguine frontale della coscia sinistra, vedete l'inguine inferiore della coscia sinistra deve essere più basso del ginocchio, non più su. Per cui scendete bene qua, ma non andate verso la coscia, ma scendete col bacino, ma salite col torace, per cui sollevate lo stesso pubblico in su, tirate in su, tirate in su, tirate in su e chiude la punta del piede destro, Tadasana. Bene, adesso vediamo, prendiamo un mattone e lo mettiamo nella parte alta destra per Uttanasana Parsvakonasana, l'allungamento su un lato, Parsva vuol dire su un lato, no? Per cui la Tadasana, uniamo per cui la posizione che abbiamo fatto adesso in Virabhadrasana 2 per allungare lateralmente il corpo. Quale parte del corpo? Tutto il corpo, ma soprattutto il busto. Per cui Uttanasana, via 2, per cui con le gambe, l'abbiamo appena fatto, per cui abbiamo fatto appena esperienza. Adesso, prima però, mentre prima scendevo solo con la gamba, porto il peso a sinistra, ma sollevo il braccio destro e piego il ginocchio della gamba a sinistra e destra, come abbiamo fatto in via 2. Adesso, come il tallone di sinistra, il ginocchio di sinistra, perdon, di destra, viene verso di voi, il tallone di sinistra spinge verso destra il corpo, allungatevi verso destra, con la mano dalla spalla destra andate verso destra, verso la mano destra, ora mettete la mano sul mattone dietro la caviglia destra e allungate il braccio sinistro su,
tirate su il braccio sinistro, mantenete la spinta del piede sinistro, espirate ed espirate ancora una volta, e dal piede esterno inspirate, venite su, di round 2, Uttanasana Padasana, Tadasana, sull'altro lato, piedi uniti, allucinati, Pavasana, riprendiamo un attimo di energia. Uttanasana Padasana, Parsva, chiudo il piede destro leggermente, apro il piede sinistro in 90 gradi, allungo le gambe, stirando sulla rotola la gamba sinistra, spingendo bene l'esterno del tono destro, mentre piego il ginocchio della gamba sinistra, sollevo il braccio sinistro, mentre vado giù, vado verso sinistra, come spingendo il tallone esterno, per cui il destro verso sinistra, posiziono la mano sul mattone e inspirando allungo il braccio destro su. Guardate in direzione della mano destra, respirate, respirate ancora una volta in postura, e inspiro, adesso vira 2. Uttanasana Padasana, Tadasana, lo rifacciamo ancora una volta, rimettiamo un mattone dietro, Tadasana, piedi uniti, radici uniti, e tornate in Tadasana. Sentite il Tadasana com'era, ricordate il primo Tadasana che ho fatto in piedi, se c'era una gamba appunto che era un po' più leggera, un piede un po' più leggero perché c'era meno peso, vedete se adesso si è equilibrato, magari a volte basta fare delle posizioni diverse e si equilibra il corpo, no? Le gambe, il bacino, la schiena, trovano un nuovo e nuovo equilibrio. Se non è ancora arrivato, spingete ancora di più dalla parte più debole, diciamo. Inspirare, portare la punta anche allo sterno, espirare, Uttanasana Padasana, Parsva, ruotare cosce, piede destro di 90 gradi, chiudere la punta del piede sinistro, stirate bene le gambe allungandole, inspiro, mentre sollevo il braccio destro, piego il ginocchio della gamba destra e spingo dall'esterno il tallone sinistro, mi allungo verso destra, mi allungo un po' di più adesso, provate ancora un po' di più, ora mettiamo la mano sul mattone dietro la caviglia destra, adesso da qua, inspirate, respirate ancora una volta, ruotate dalla spalla, non sul braccio, la spalla, il braccio interno verso l'alto e inspirando andiamo direttamente oltre la testa, portate il ginocchio destro mantenendolo sulla caviglia destra verso il braccio che resiste, spingendo l'esterno del torace sinistro, allungate tutto il fianco sinistro del torace indietro e guardate verso l'alto, espirate, inspirate ancora una volta in postura, inspirando dal piede esterno, vira 2. E poi vengo su, Uttanasana Padasana, Tadasana. Sull'altro lato abbiamo l'ultima serie di Parsvakonasana a sinistra. Tadasana. Inspirare, espirare, Uttanasana Padasana. Parsva, chiudere leggermente la punta del piede destro, ruotare cosce per il sinistro 90 gradi. Mantenete le gambe lunghe e distese. Inspiro, porto il peso leggermente a destra, sollevo il braccio sinistro, tengo il ginocchio della gamba a sinistra e vado verso sinistra, mano su supporto dietro la caviglia di sinistra, ruoto tutta la spalla e il braccio destro verso l'alto e inspiro, vado direttamente in postura, Uttanasana Padasana. Bene, dal piede esterno, inspirare, vira 2. Uttanasana Padasana, Tadasana. Adesso continuiamo sulle posizioni in piedi laterali, prendiamo un mattone, lo rimettiamo a destra e facciamo Uttanasana Trikonasana. La posizione del triangolo, dei lati uguali, piedi uniti, allucinati, Tadasana. Uttanasana Padasana. Qui tutto con la prima, Parsva, chiudere la punta del piede sinistro, ruotare il piede sinistro 90 gradi, tutto con la prima, come in Parsvakonasana, sollevare il braccio destro, portate il peso sul tallone sinistro, inspirare, per non piegate il ginocchio della gamba destra, ma la rotola destra ben su, la gamba destra deve essere forte, attiva, non abbassate il braccio, solo per enfatizzare il movimento, la rotola destra ben su, la gamba ben forte, il tallone sinistro ben stabile, inspiro ed espiro, vado verso destra, andate verso destra, verso la parete della vostra destra ancora, ancora, ora mettete la mano sul mattone dietro alla caviglia destra e allungate il braccio sinistro su. Stirate le braccia oltre le gambe,
Espirate e guardate il pollice della mano sinistra. Se avete tensione al collo, continuate a guardare in avanti. In questo caso dovete avere l'orecchio destro parallelo al pavimento. Bene, mantenendo questa azione nei piedi e nelle gambe, dal piede esterno, inspirare e venire su. Fare questa padasana. Chiudere, padasana. Andiamo a sinistra. Allora, apro e chiudo la parentesi, l'altezza del mattone dipende dal nostro livello di pratica, dalla nostra flessibilità, per cui non vergognatevi di tenere il mattone alto, anzi dovete essere contenti che c'è questo attrezzo, ma utilizzatelo in modo corretto. Se invece avete alto, perché sentite la spalla che risale, mettete il mattone basso. O se addirittura non vi serve, non togliete dietro. Difficile fare tricolore senza il mattone bene. Tadasana. Uttitasana Tadasana. Parsva, ormai devo sapere il movimento dei piedi, eh? Io dico la posizione, già sapete cosa dovete fare. Inspiro, sollevo il braccio di sinistra, porto leggermente il peso a destra. Non piego, mantengo la gamba a sinistra tesa, espiro e vado verso sinistra, ancora, metto la mano sul mattone, dietro la caviglia a sinistra, e allungo il braccio destro su. Vedete che le braccia sono sulla stessa linea, eh? non devono essere indietro, sulla, come se la mano sinistra tirasse sul braccio destro. Espirate, inspirate ancora una volta, e inspiro, vengo su. Uttitasana Padasana. Tadasana. Molto bene. Adesso riprendiamo un po' di energia, ci mettiamo in Tadasana, con le mani di Maskarasana. Fate dei respiri lenti e profondi, ne fate tre lenti e profondi e tre normali o istintivi, perché il normale è una convenzione, non esiste il normale, non so se ci pensate bene. Ognuno ha un momento di quiete diverso. Bene, adesso vediamo la posizione, visto che oggi parliamo anche un po' di equilibrio, di Vrikshasana, posizione dell'albero, Vriksha vuol dire albero. Sappiamo tutti che l'albero è questo elemento della natura dove c'è delle radici che si piantano nella terra e poi c'è il tronco che sale con i suoi rami, porta tutta l'energia attraverso le foglie verso l'esterno. Tra l'altro è un elemento molto importante per una vertice ossigeno che dà vitalità. Bene, cerchiamo di immaginarci come questo albero, qui non possiamo mettere i piedi nella terra o nel pavimento perché non siamo delle piante, ma dobbiamo cercare di radicarci, cioè di cercare le nostre radici nella base d'appoggio della posizione, per cui dobbiamo essere più stabili possibili in questa posizione qua, perché adesso staremo su una gamba per volta a seconda del lato che vi andiamo a portare. Per cui mettete le mani sui fianchi, premete bene i piedi, i talloni anteriori interni e anteriori esterni. Espirate le gambe, mantenete tutte le metatarsi dei piedi allungati in avanti. Premete adesso, sollevate il ginocchio della gamba destra, alzando il tallone, poi sollevate adesso il peso qua dove va sul piede destro. Per cui il tallone interno, cioè la parte interna, qua e qua, del piede è quella che deve essere ben attiva, perché se andiamo sull'esterno la tendenza a cadere fuori. Per cui portate il peso più sull'interno del piede destro, mentre sollevate il tallone e il ginocchio della gamba sinistra, espirate, giù il sacro sull'osso pubblico, poi inspirando sollevate il ginocchio della gamba sinistra, rimettete in equilibrio sul piede destro. Ora, dall'interno del ginocchio prendete il piede e ce l'avete già lì, lo mettete all'interno della coscia di destra. Resistete con l'esterna coscia destra, premete sempre il malleo interno di destra, allungate la luce destra e portate le mani di Namaskarasana come durante l'invocazione. Espirate e inspirando allungate sulle braccia di Urvastasana. Mantenete lo sguardo all'altezza delle vostre pupille e respirate regolarmente, anche con un po' più di enfasi. Espirate e inspirate ancora una volta. Espirando riportiamo le mani di Namaskarasana, mani sui fianchi, Tadasana. Ovviamente non ho purtroppo risvolto un feedback visivo diretto per sapere se avete mantenuto l'equilibrio o meno. Vediamo sull'altro lato, poi vediamo l'alternativa perché magari non riesce a tenere l'equilibrio. È normale, le prime volte non vi stupite, anzi magari tenete bene l'equilibrio a destra e poco a sinistra, viceversa. Cerchiamo di equilibrare i due emisferi del cervello, no? Per cui mantenete i piedi uniti e allucinati di Tadasana. Ora, sollevando il tallone del piede destro, portate il peso sull'interno del piede sinistro.
Espirate, inspirando sollevate il ginocchio destro un po' di più, passando all'interno della gamba prendiamo il piede e battiamo la pianta del piede di destra all'interno della coscia sinistra, proprio dentro la coscia, non davanti, il tallone verso il perineo e l'alluce verso il ginocchio della gamba sinistra. Portiamo le mani in Namaskarasana, espirate, mantenete lo sguardo all'altezza delle vostre pupille e inspirare Urvastasana in Vrikshasana. Lasciate anche l'inguine della coscia destra, inspirate e espirate, portate le mani in Namaskarasana, mani sui fianchi, Tadasana. Dovete cercare di tenere la posizione almeno due, anche tre respiri, un po' più profondi, perché se respirate in modo superficiale il diaframma non ha il suo movimento omogeneo e ci si contrae, per cui ci stiamo spaventando, stiamo perdendo l'equilibrio, abbiamo paura e cerchiamo di cadere. Per cui vediamo adesso una posizione analoga, la stessa posizione con l'aiuto della parete, per cui mettetevi vicino a voi con una parete a una distanza circa di 25-30 cm, non di più dalla parete per non fare poi la bandiera, no? Ci mettiamo in Tadasana. Ah, pardon, devo usare l'altra parete. Vabbè, faccio vedere questa posizione qua che è a sinistra, però ci siamo capiti, no? Dovete avere la posizione con la parete al vostro fianco, appoggiatevi per non perdere equilibrio e sollevate il tallone, tutto uguale a prima. Sollevate il ginocchio e portate il piede all'interno della coscia. Quando fate questa posizione alla parete, la ginocchio della gamba piegata è opposta alla parete. Adesso da qua camminate con la mano sulla parete, ma senza staccarla mai, perché dobbiamo tenere l'equilibrio, se abbiamo paura di perdere l'equilibrio dobbiamo tenerci stabili qua, ma corriamo l'allineamento, per cui piede, ginocchio, anca della gamba distesa, che deve essere allineata, e poi da qua inspirate, allungate il braccio opposto, Urvastasana. Inspirate, respirate ancora una volta in postura, qua potete tenere respiro un po' di volte, sentite che avete bene il peso sull'interno del piede della gamba d'appoggio, il ginocchio ben sollevato, le natiche giù, l'osso sacro giù, l'osso pubico su. Adesso, senza perdere l'equilibrio, portiamo giù il braccio esterno e camminando con la mano scendiamo, Tadasana. Volete provarlo sull'altro lato? Per cui, sull'altro lato. Io ho visto che l'altro lato ci sono stati un po' di commenti che non mi vedevano da questa parte qua, per cui erano un creare dei disagi, ma penso di sì, adesso si veda. Per cui tenetevi vicino alla parete, ma non troppo, diciamo un 20 cm abbondanti, sollevate il tallone del piede interno, sollevate il ginocchio e mettete la mano alla gamba, il piede va messo proprio, tutta la pianta del piede, col tallone verso l'inguine interno, verso il perineo e l'alluce in giù. Adesso da qua rilassate anche l'inguine frontale della coscia interna, portando, assorbendo il sacro, indietro leggermente il ginocchio. Ok? Sollevate l'osso pubblico, sentite come spingendo l'interno del piede, il ginocchio che va indietro, l'osso sacro che scende, come si sente l'energia che sale del corpo, no? Camminate in su col braccio verso la parete e inspirando sollevate il braccio verso l'alto. Vrikshasana. Respirate, fate tre respiri profondi. Bene, espirare, abbassare il braccio esterno, scendere giù con la mano, Tadasana. Bene, spero che adesso sia andata bene per tutti. Adesso facciamo Ardha Chandrasana. Ardha vuol dire mezza, Chandra la luna, per cui la mezzaluna. In questo periodo tanto siamo in luna piena, non una mezzaluna, però usiamo questa posizione. Ardha Chandrasana è una posizione un po' più complessa di equilibrio, ma non è facile, ma non è neanche difficile. Se proviamo a farla, sicuramente riusciamo a farla tutti. Allora, prendete un mattone, lo mettiamo all'esterno del piede per Uddita Trikonasana, per cui divaricate le gambe, Uddita Stapanasana, Parsva, per cui chiudere la punta del piede sinistro, ruotare il piede destro in 90 gradi. Consiglio di ruotare il piede un po' più di 90 gradi, anche 95. Il piede più aperto ci permette di allungare bene e sentire bene l'apertura dell'articolazione sacroiliaca, no? Questo sacro e questa iliaca, no? Questa articolazione del bacino che ci permette di tenere un po' più aperto. Sollevare il braccio destro e espirare Uddita Trikonasana, mettere sul mattone, la mano sul mattone all'esterno del piede. Ora, per andare in Ardha Chandrasana dobbiamo spostarci verso destra, per cui
Pieghiamo il ginocchio, leggermente il ginocchio della gamba destra, ma è un po' Uttita Parsvakonasana, vi ricordate, no? E avvicinate il piede sinistro, per quello esterno, verso il piede destro e allungatevi verso destra. Allungatevi bene verso destra, il più possibile. Dovete allungare tutto il fianco destro, per cui il mattone un po' più indietro del piede, così è più stabile, deve essere diciamo a 30-40 cm dal piede. Poi, mentre siamo lì, spingendo il piede interno, solleveremo la gamba posteriore, dalla sinistra verso sinistra. Tenete la gamba destra estesa, spingete il tallone di sinistra verso sinistra, espirate ed inspirate ancora una volta. Bene, appoggiate il piede sinistro in linea col piede destro, rifate l'allungamento indietro, e Uttita Parsvakonasana. E inspirando, venite su. Uttita Parsvakonasana. Tadasana. Proviamo adesso a sinistra. Anche qua, come in Vrikshasana, è una posizione di equilibrio, perché magari si trova meglio in equilibrio a destra e a sinistra. Lo vedremo poi un'alternativa per essere in equilibrio da subito. Come, perlomeno. Però proviamo, perché non lo sappiamo. Non vi demoralizzate se l'asana non è arrivata subito, perché le posizioni di equilibrio all'inizio non sono facili, ma ripeto, non sono difficili. Dovete fermare ogni momento l'azione della vostra mente ascoltando il vostro corpo, come va messo, e da lì concentratevi per entrare nella posizione. Uttita Parsvakonasana, Parsva, per cui non pensate ad Ardha Chandrasana, pensate a Parsva Parsvakonasana. Cosa fate? Allungate la luce sinistra, sollevate la ruota della gamba sinistra, premere stretto la destra, mantenete la coscia destra indietro, giù il sacro, su lo pubblico. Inspirare e sollevare il braccio sinistro, espirare Uttita Parsvakonasana, allungate verso sinistra, fate un bel Uttita Parsvakonasana, mano sul mattone dietro la caviglia, questo qua tenetelo alto, la stessa altezza che otterremo dopo. Respirate normalmente, ora piegate il ginocchio della gamba sinistra leggermente e avvicinate il piede di destra verso il piede sinistro, un piccolo passo, e vi allungate verso sinistra, allungate bene il fianco sinistro del torace. Ora portate il peso sul tallone della gamba sinistra e da lì tirate sulla ruota della gamba sinistra, sollevate la gamba sinistra e allungate la gamba destra verso destra. Appoggiatevi pure sul mattone, vi dà equilibrio questo, allungate tutta la gamba destra verso destra e vai molto bene. Appoggiate il piede indietro, la terra, scusate il mio mattone caduto, e portatevi di nuovo verso destra per Uttita Parsvakonasana e inspirate a venire su. Uttita Parsvakonasana, Tadasana. Bene, se qualcuno ha avuto dei problemi sull'equilibrio, ok? Adesso vediamo un'opzione con la parete un po' più semplice. Per cui prendete il tappetino. Come ho visto all'inizio usiamo una parete. Adesso io lo faccio vedere in modo unilaterale, in modo che si capisca da due lati, E dobbiamo, per entrare in questa posizione, prendere una distanza corretta, per cui ci mettiamo in Dandasana, posizione del bastone, per cui piedi uniti e luci uniti, spostate la carne degli ischi, tenendo tutte le gambe ben adese al pavimento, estesa, e stendete la schiena, qua siamo dritti. Allora vedete che la distanza è piede alla parete, ischio dove noi ci sediamo. Qua prendete un riferimento mettendo magari il mattone. Qua dovete poi mettere i vostri piedi, per cui venite su e vi girate schiena alla parete, vi mettete con i piedi, il tallone diciamo anteriore, all'altezza del mattone. Poi prendete il vostro mattone e lo mettete davanti a voi. Ne basta uno, Da qua mettiamo le mani sui fianchi, siamo in Tadasana, inspirare, espirare, ruotare il bacino, andiamo a fare Ardha Uttanasana, mettendo le mani anche sul mattone singolo, va bene. Adesso qua cosa dobbiamo fare? Dobbiamo portare, bastate il mattone se viene più comodo, e poi adesso i polpastrelli, dobbiamo portare una gamba indietro, per cui solleviamo la gamba sinistra e la mettiamo sulla parete, dietro di noi. Ora, sollevate anche il mattone destro, la gamba è dritta, va bene, però dobbiamo ruotarla di 90 gradi, per cui ruotate di 90 gradi il piede e la gamba sinistra, che rimangono così parallele alla gamba sinistra e parallele al pavimento. Il mattone e l'appoggio sotto la mano destra, per cui continuate a sollevare la ruota della gamba destra e a ruotare la coscia destra indietro, la coscia destra dall'interno verso l'esterno, assorbite il sacro e ruotate il fianco di sinistra indietro, la parete dietro di voi,
E dalla mano destra allungate il braccio destro verso la spalla e inspirando sollevate il braccio di sinistra su. E se non avete problemi di equilibrio potete guardare il pollice della mano sinistra, altrimenti come in Trikonasana continuate a guardare in avanti. Fate tre respiri anche in questa posizione. Ora, per scendere, abbassate il braccio di sinistra, ruotate la gamba, l'addome verso il pavimento e ritornate in Ardha Uttanasana. Sull'altro lato, adesso faccio vedere, scusate la schiena, sull'altro lato, per cui tiro sulla gamba, adesso di destra, ruoto il piede della coscia destra di 90 gradi, ok? Stiro la gamba di sinistra, tiro sulla altra gamba sinistra, la coscia sinistra ruota dall'interno verso l'esterno e da qua indietro, ok? Per cui le natiche sono in giù, vanno in giù verso il piede e il fianco di destra viene indietro, assorbite il sacro e allungate il braccio di sinistra su e guardate il pollice della mano di destra. Bene, ritorniamo con la mano destra giù. Adesso provate a farlo ancora una volta destra a sinistra. Giocate un po' in questa posizione qua, una volta destra, una volta sinistra, in modo da mantenere anche stabilità e equilibrio nel cambio di lato. Bene, quando avete completato l'azione, una volta destra, due volte a destra, due volte a sinistra, venite giù, facciamo in Tadasana. Adesso faremo un lavoro, come avete visto prima, faccio vedere un attimo qua il manichino, qua vicino, qualcuno lo conosce già, che viene dal centro, l'abbiamo soprannominato Gino. Abbiamo fatto un lavoro questa mattina, dalle posizioni sdraiate e poi in piedi, per portare l'energia da terra, ok? Verso l'alto, verso il cielo, perché noi siamo qui in mezzo, per cui prendiamo l'energia dalla terra e dall'alto. Però dalla terra dobbiamo spingere con i piedi, no? Vedete come è fatto il piede anatomicamente dal punto di vista dello scheletro, senza la pelle, i muscoli, i tendini. Per cui spingendo qua abbiamo allungato le gambe, no? I legamenti qua del ginocchio, delle articolazioni, per arrivare qua, in questa zona qua, nella testa e testa di femore. Perché tutto questo che allunghiamo per arrivare qua, per cui quando fate questa azione qua dovete sentire l'allungamento che arriva qua, altrimenti se non arrivate qua non arrivate a questa parte qua che è molto importante, che è la spina dorsale, dove ci sono tutti le vertebre, i muscoli, i legamenti sacrospinali, dove troviamo tutti i famosi chakra, no? Dal primo fino al settimo in su, per cui davanti loro sono tutti davanti alla ghiandola casualmente, no? Che strano, curiosa questa cosa. Per cui adesso siamo andati qua, ci siamo allungati anche lateralmente, quello che volevo dirvi adesso. Abbiamo tenuto anche le posizioni di equilibrio, ma abbiamo lavorato su questa parte qua, che questa, vedete, questa fessura, che è l'articolazione sacroiliaca. Per cui abbiamo fatto tutti i lavori, no? Di apertura dell'articolazione sacroiliaca frontale. Però, se andiamo a vedere dietro, questa parte qua, che è la parte posteriore dell'articolazione, l'abbiamo chiusa, perché abbiamo aperto davanti, ma non abbiamo sentito qua che si chiudeva, il sacro scendeva. Per cui questa chiusura qua, adesso la riapriamo, facendo le altre due posizioni, che sono sempre in posizione in piedi, che arrivano sempre dai piedi in su, ma vanno a chiudere qua frontalmente, ma tanto qua ormai è aperto, qui è libero, andiamo a aprire qua dietro, dove non è sempre così spontaneo, immediato, ci vuole più tempo. Adesso vediamo il perché. Quindi prendiamo la nostra sedia e facciamo Parsvottanasana. Parsvottanasana, ricordate Parsvakonasana, Parsvottanasana, Uttanasana, Uttanasana vuol dire grande estensione della parte posteriore del corpo. Parsvottanasana, grande estensione della parte posteriore del corpo da un lato, per cui prima a destra, poi a sinistra. Mettiamo convenzionalmente la sedia con lo schiena verso di noi a destra, ci mettiamo sul lato sinistro del tappetino. E l'utita stapalasana, come voi abbiamo visto fino adesso. Tenete i piedi un po' più vicini, invece di 1,20 m, 1,30 m, 1 m, va bene, 1,10 m massimo. Con le mani sui fianchi, per cui i piedi paralleli lineati, adesso chiudiamo il piede posteriore, ma molto più di prima, il massimo che possiamo. L'asana richiede 60 gradi, ma fate quello che riuscite, per cui sollevo il piede e lo ruoto verso il centro. Dal tallone sollevo il piede e lo ruoto verso l'esterno, 90 gradi. Ora vedete che in questa posizione qua, lo notate, il fianco posteriore sinistro è più indietro rispetto al fianco destro. Ma devo portarlo in allineamento, altrimenti il bacino rimane aperto e non abbiamo equilibrio, avete visto, nelle anche. Per cui dal piede posteriore spingo e allungo la gamba. Lo sentite che spingo e allungo fino a qua? Ma dovete sentirlo.
ma da lì ruotate il fianco posteriore in avanti, per cui il fianco posteriore va in avanti, la spalla posteriore va in avanti, in modo da avere, ok, questa posizione qua, i due lati della cresta iliaca e del bacino sulla stessa linea, il torace, per cui l'addome, il torace parallelo al muro di fronte a voi, le spalle sulla stessa linea, per cui la spalla dietro deve essere in linea con la spalla posteriore anteriore. Ci siete? Da qua dovete fare queste correzioni del corpo per l'asana, mantenendo i piedi e le gambe attive, per cui ben attive, inspirate, Urvastasana, sollevate le braccia di Urvastasana, espirando ruotate il bacino, i piedi e le gambe attive, non piegate le ginocchia, ruotate il bacino e andate in avanti, in avanti, in avanti. Cos'è che va in avanti? Il busto che va in avanti, mi spingo in avanti col busto e metto le mani sullo schienale di fronte a me. Ah, adesso qua davanti l'articolazione sacroiliaca è chiusa, ma dietro sto aprendo. Come fate ad aprire l'articolazione sacroiliaca? Dai piedi, per cui aprite bene le dita dei piedi, concentratevi sull'abruzzo anteriore, premete il malleolo interno qua anteriore e spingete la cresta, sentite bene, il margine sopra la cresta iliaca destra e indietro. Spingete bene dall'esterno della caviglia, dall'esterno della caviglia sinistra, allungate fino al fianco e allungate fino al fianco e ruotate da lì il fianco in avanti. Ora sentite che tenendo i piedi, le piante bene bene aperte, azionando quei punti dietro i piedi, questa zona come se si allargasse. E espirate, andate avanti, mantenete i piedi e le gambe attive. Ora portate le mani sui fianchi con le dita rivolte in avanti. Ruotate bene le spalle indietro e inspirando venite su. Chiudo la punta del piede destro, Tadasana. Bene, spero che abbiate sentito questo effetto. Portiamo la sedia a sinistra, visto che siamo a un corso lezione, un corso principiante di base, rimaniamo nella posizione base per prima andare in posizione completa profonda. Piedi divaricati, larghezza di circa un metro. Chiudere la punta del piede a 60 gradi, aprire il piede sinistro di 90 gradi. Provate a aprire il piede sinistro anche qualche grado in più. Sentite che vi dà più apertura qua in avanti, no? La cresta iliaca famosa, per cui datevi libertà, perché se la chiudete troppo si chiude anche dietro. Stirate la gamba e concentratevi qua, sia sull'esterno, ma soprattutto sull'interno del piede anteriore sinistro. Qua invece portate il peso dall'interno all'esterno della caviglia destra. E da lì allungate la gamba destra, il ginocchio fino al fianco, non solo il ginocchio deve stendere, ma dovete arrivare a sentire che spingendo il tallone posteriore, il destro, arrivate fino al fianco. Se non sentite questa azione qua, un posto lungamente fermo al ginocchio, dovete andare più su. Ruotate bene il fianco destro, inspirate, allungate le braccia di Urvastasana e espirando andate in avanti, in avanti, in avanti, mettete le mani sullo schienale, sul lato dello schienale, la parte più larga, e andate in avanti col busto. Mantenete con la spinta del piede anteriore il fianco anteriore indietro, ma non deve venire in avanti. Non impedite le ginocchia di flettersi, soprattutto il ginocchio della gamba anteriore, e espirate ancora nella posizione, perché la parte posteriore ha bisogno di più tempo per allungarsi. È più forte perché la utilizziamo di più, però la volta è più statica. Bene, mettiamo le mani sui fianchi, ruotiamo le spalle indietro e inspirando veniamo su. Uttanasana Padasana, Tadasana. Proviamo a fare un po' più profonda, usando sempre la sedia. Girate la sedia. Adesso partiamo vicino alla sedia. È sempre il Parasvottanasana con la sedia. Ci stiamo circa 10 cm da sedia e facciamo come avvicinamento Ardha Uttanasana. Per cui ruotate il bacino, mettiamo le mani sulla sedia della sedia e siamo in Ardha Uttanasana. Questo è facile, no? Mantenete le dita dei piedi bene aperte, allungate dall'interno dei piedi, all'interno delle caviglie, fino agli inguini frontali, dall'esterno fino all'esterno della coscia. Tirate su bene le rotule, ruotate le cosce dall'interno verso l'esterno, giù il sacro, sullo suo pubblico. E adesso fate un bel passo indietro, di circa un metro appunto col piede sinistro, che non è dritto, è chiuso in 60 gradi, no? Per cui portate il peso dall'interno all'esterno della caviglia, di sinistra da lì allungate la gamba fino al fianco e ruotate il fianco corrispondente in avanti. Con il piede anteriore, potete aprire anche di qualche grado in più,
premendo l'alluce destro, stirate il ginocchio della gamba destra, premete il manubrio interno di destra e andate indietro con la cresta di erte di destra. Vedete che siamo un po' più bassi qua, non siamo più con le mani sullo schienale alto. Non crollate qua con la schiena, estendete ancora la schiena, perché prima di fletterla, ok, bisogna estendere la schiena. Espirate, espirate ancora una volta in posizione e ritornate in avanti. Stessa procedura con l'altro piede, andiamo indietro col piede destro per fare svoltananza con la sedia a sinistra. Perché magari in pratica già un po' più tempo, anche se non sono di base, magari qualcuno viene già 6 mesi, potete mettere le mani senza chiudere, mettere le mani sulle gambe della sedia e avvicinare l'addome verso la coscia anteriore. Ok, in tutti i casi riportiamo le mani adesso sui fianchi e scusate, sulla sedia, poi portiamo il piede destro in avanti, allontanata e veniamo su. E abbiamo fatto due serie qua, continua a smuoversi la zona dei linguini frontali, per cui nel bacino, nella parte in realtà più bassa della schiena, anche se voi vedete, no, che la colonna vertebrale si sviluppa in queste 32 vertebre, quelle fisse sacrali, ok? Per cui abbiamo lavorato nella lezione precedente, lunedì, lavorato di lavoro sulle spalle, sulla parte alta, spalle e collo. Oggi stiamo lavorando sulla parte molto bassa, le vertebre sacrali e lombari. E in mezzo c'è anche le dorsali, perché anche in Prasvottanasana lavoriamo lì, no? Per cui stiamo lavorando in tutta la colonna vertebrale. Adesso vediamo l'ultima posizione di piedi di oggi, che è Parasarita Padottanasana 1 con la sedia. Proprio ci tenevo per dare un aspetto maggiore alla posizione dei piedi e delle gambe colpiti dalla sedia. Poi vediamo anche i mattoni, per cui mettete la sedia di fronte a voi e divaricate le gambe di Parasarita Padottanasana 1, per cui i piedi sono a un'ampiezza come diciamo in Parasvakonasana, in circometro e mezzo. Chiudiamo però le punte dei piedi leggermente, o meglio, estraruotiamo i talloni un po' più verso l'esterno per portare più peso proprio su quella parte lì del piede. Ok? Il peso è sempre 70, 60, 50 kg, non ha importanza, sui piedi. Però i piedi, se li mettete molto larghi o molto stretti, sentono il peso diversamente. Ok? Per cui per sentire i piedi divaricati, che sono più lontani tra di loro, dobbiamo chiudere un po' le punte, aprire un po' i talloni per sentire più il tallone presente. Stirate le ginocchia, sollevate l'interno delle cosce in su, non indietro, in su. Per questo sentite subito che il sacro scende. Sollevate lo suo pubblico verso lo sterno, ruotate allargando le clavicole e spalle indietro. Inspirate, espirate, portate la testa indietro il più possibile. Inspirando, sollevate la testa, e espirando, ruotate il bacino. Ora mettete le mani sulla sedia. Bene, siamo in una posizione vicina, come se fossimo in Ardha Prasarita, no? Ardha Prasarita. Adesso, senza muovere il bacino, mantenete le cosce anteriori attive indietro, non devono venire avanti, il bacino è sui piedi. Non spostate l'azione del bacino nei vostri piedi, ma andate in avanti, spostate leggermente in avanti la sedia. Spostate leggermente in avanti la sedia, mantenete le cosce anteriori indietro, l'interno cosce che sale, e vai allungate. Dal linguine, per cui dall'osso pubblico all'ombelico, dall'ombelico alla punta dello sterno, dalla punta dello sterno al centro della gola, dalle mani, quando siete arrivati con le braccia completamente distese, spingete la sedia dolcemente e allungate dalla spinta delle mani le braccia e i gulati del torace fino ai fianchi. Sentite qua il quinto dito del piede attivo, il bordo esterno del tallone attivo, mangiatevi il tappetino con l'esterno del tallone. Espirate, inspirate ancora una volta in postura. Bene, riavvicinate la sedia, Ardha Prasarita, mani sui fianchi e inspirare, venire su. Avviciniamo il tacco, punta, tacco, punta, tacco. Bene. Questa è l'ultima posizione in piedi, adesso andiamo a terra. Andiamo a terra e facciamo Dandasana. Per cui vi metto i tappetini in posizione frontale in modo da poterci vedere, ci sentiamo un attimo. Allora, abbiamo visto l'inizio in Dandasana, che non era così facile, agevole la posizione in Dandasana. Faccio vedere un attimo la posizione in modo frontale e laterale per capirci. Per cui in Dandasana, posizione laterale, che è la posizione del bastone,
Il bastone, questo, il bastone, immaginate il manico di una scopa, che è un bastone praticamente dritto, è la nostra spina dorsale, la nostra schiena. Per cui se in questa posizione qua sono così, ok, questo non è un bastone dritto, è tutto storto, no? Non sto in piedi. Perché questo? Perché non in creazione. Noi dovremmo stare in questa posizione dritti, seduti dritti in questa posizione. Questa è Dandasana. Poi se metto un po' più di azione si vede ancora di più. Però l'idea è proprio tenere la schiena dritta. Come facciamo a tenere la schiena dritta? Dobbiamo avere la base d'appoggio che non è più il piede come in Tadasana, ma il nostro piede è diventato tutta la gamba. Per cui dal tallone, ok, al limite posteriore. Questo deve essere giù. Per cui dovete allungare i muscoli posteriori delle cosce. Come? Spostando la carne degli ischi, allungando dagli inguini agli alluci in avanti, per cui l'alluce viene lì, in questa azione viene in avanti, e il quinto dito verso di voi. Fate scendere, spingendo il tallone giù, il dietro delle ginocchia, non devono piegarsi, il dietro delle ginocchia a terra, giù, il dietro delle cosce a terra. Tutta questa parte qua, il tallone della posizione, della gamba, è il dietro delle cosce, e il resto sono i piedi, no? I nostri metatarsi sono le tibie. Da qua siamo in Dandasana, mettete le mani vicino ai fianchi e premendo le mani allungate le braccia fino al suo torace, fino alle clavicole, allargate le clavicole e ruotate le spalle indietro, Dandasana. Sembra facile Dandasana, ma non lo è, apparentemente sembra, ma non lo è così semplice, perlomeno non per tutti. Bene, pausa. Sentite come mollate e si sgonfiano come un sacco di patate vuoto, si sgonfia. Per cui di mantenere l'energia che sale per prendere l'energia verso l'alto, ok? Dalla spinta dei piedi. Ora, da Dandasana facciamo una variante Urvastasana Dandasana. D'altro modo abbiamo visto prima il Intavasana Urvastasana, no? Ora, se prima di andare avanti vedete che avete molta difficoltà, potete mettere una coperta ripiegata in questo modo, mettendo le cosce fuori e il bordo della coperta sotto gli ischi. Se non è sufficiente, lo ripieghiamo ancora una volta. Ora, non avendo un riscontro visivo, vi dico se, perché a me non piace mai di parlare di condizionali durante la lezione, ma do delle differenze indicazioni a seconda dei sadaka, no? Degli allievi che ci sono. Non vedendo, vi do indicazioni io verbali, però dovete essere in grado di interpretarle. Come? Se non mettiamo il bordo della coperta sotto gli ischi, essendo che le cosce scendono, allora questo bordo della coperta è sufficiente, non ho bisogno di più alto. Okay? Adesso facciamo Urvastasana Dandasana, adesso lo faccio vedere la posizione frontale, dove Urvastasana in Dandasana praticamente, mantenendo i piedi, le gambe unite, inspirate, tirate sulle braccia dell'Urvastasana, tirate sulle braccia, non le spalle, stirate le braccia, allungate le braccia verso l'alto, sia i gomiti interni che i gomiti esterni, come se i gomiti interni volessero avvicinarsi tra di loro. Ma mantenete la azione dei piedi e delle gambe, inspirate ed espirate ancora una volta, e espirando, Dandasana. Ora piegate le ginocchia, Svastikasana. Per cui vediamo dopo questa ora di pratica che cosa è cambiato. Abbiamo fatto inizio Svastikasana, così abbiamo anche la possibilità, attraverso un'asana stessa che abbiamo praticato all'inizio, di vedere come è cambiata l'energia interna del corpo dopo quest'ora di pratica. Per cui spostate la carne agli ischi, dopo le polpa strelli, sollevate il torace e guardate le spalle indietro. Svastikasana. E ognuno si sente diversamente, meglio, sicuramente meglio, per cui qualcosa ci è servito tutta questa fatica che ho fatto. Bene, adesso facciamo una posizione, si chiama Janu Sirsasana, dove Janu è il ginocchio, e si esce la destra, cioè con la destra devo andare a toccare il ginocchio. Ma non è così semplice le prime volte. Siamo in corso base, dove prendiamo i nostri dovuti attrezzi e riguardi. Oggi usiamo la sedia. Prendete la sedia e vi metto in posizione laterale, anche se magari non ci vediamo nella spiegazione o mi sembra più semplice la spiegazione. E prendete la vostra coperta che avete usato per Dandasana. Ora la coperta, rispetto alla posizione che andiamo a fare già un Sirsasana destra, mettete la parte destra, ok, un po' più avanti, per cui ruotate la coperta in questo modo, in modo che la parte sinistra vada più indietro. Questo perché ci permette poi di piegare meglio, o meglio, quando pieghiamo il ginocchio dalla gamba corrispondente, non avremo una coperta che ci impedisce la posizione. Da qua allungate la gamba destra in avanti. Dovete avere una sedia, ovviamente con una sbarra che collega i due piedi, altrimenti serve
per dire serve proprio la sedia, non è che non serve. Continuate a fare dandasana con tutte e due le gambe, ora togliete la sedia dandasana la gamba sinistra e piegate il ginocchio della gamba sinistra, con la mano passate all'interno del ginocchio della gamba sinistra e portate indietro verso di voi, senza fare nient'altro, portate verso di voi indietro, aprite bene, proprio bene indietro, eh? Adesso con la mano destra portate la pianta del piede sinistro all'interno della coscia destra e siamo con le gambe di Janusirsasana, per cui la gamba destra è dritta di Dandasana, l'altra è piegata, circa 90 gradi. Fate attenzione, ricordate Parsvottanasana, la cresta iliaca di destra deve essere ben indietro, non deve venire davanti e questo va indietro. Il bacino deve essere allineato. Adesso prendete la sedia, tirate la sedia verso fuori con le braccia e spingete con la sedia con il piede. Sentite questa azione qua. La sentiamo subito nelle braccia, no? Che ci distendono, si allungano, e nella gamba che tiene più facilmente l'allungamento. Adesso, tenendo questo allungamento qua, ruotate l'addome verso la gamba anteriore, per cui l'obelico che guarda il ginocchio della gamba destra. Adesso, da questa azione qua, dei piedi, delle mani, della sedia, sollevate il torace. Tirate su il torace. Adesso lasciate un attimo la sedia con le mani e tirate sulle braccia. Urva Mukha, Urva Stasana in Janusirsasana, per cui tirate sulle braccia di Urva Stasana in Janusirsasana, tirate su, tirate su, tirate su, ma mantenete la gamba destra che fa Dandasana e espirando venite giù. Bene, sull'altro lato. Mi porto avanti, sono sull'altro lato, ma faccio una piccola parentesi. Se per caso non avete, sopra di un'altra coperta, se vedete che in questa posizione non riuscite a tenere il ginocchio a terra, comunque verso il pavimento, mettete una coperta in più in questa posizione qua. Se vedete che anche mettendo una coperta in più non scende, allora mettete comunque le due coperte in modo da alzare il bacino più alto delle ginocchia, che quando siete in posizione, immaginate che il ginocchio rimanga in questa posizione qua, per cui non scende, metto un mattone in questo caso. Allora il mattone è supportato, però prima alzate il bacino. Controllate che alzando il bacino più del ginocchio la posizione entri nel ginocchio esterno. Se non entra, allora mettete un mattone. Adesso facciamo sull'altro lato. Faccio vedere questa volta la posizione frontalmente, così magari si capisce meglio. O si capisce meglio, si vede diversamente. Janusirsasana. Per cui allunghiamo la gamba a sinistra, ovviamente, dietro la sinistra. E piegiamo il ginocchio della gamba destra. Ok? Tiro la sedia, spingo la sedia, tiro la sedia, spingo la sedia, tiro la sedia con le mani, tiro e spingo la sedia con il piede. Deve essere un gioco pari, non c'è nessuno di due che vince. Se alzate la sedia perché state tirando troppo con le braccia, se non riuscite a prendere la sedia perché stiate troppo in avanti con il piede, no? Normalmente le gambe sono più forti, avete due braccia da cui si crea equilibrio. Ora, Urvastasana, tirate sulle braccia di Urvastasana, su bene, su bene, su bene, su bene, su bene, su bene, giù dietro della coscia sinistra, inspirate, espirate, venite giù. Bene, sull'altro lato, rifacciamo ancora una volta, facciamo un po' più completo, girate la sedia, la coperta sotto le natiche, o meglio sotto gli ischi, Dandasana, mettetevi sul lato destro del tappetino, piegate il ginocchio della gamba a sinistra, ben indietro, portate la parte del piede sinistro all'interno della coscia destra, il tallone verso il perineo, la luce verso il ginocchio, giù l'esterno del ginocchio di sinistra, Urvastasana, tirate su le braccia, adesso andiamo in avanti come in Parsvottanasana, ma non chiudete la schiena, ricordate che estendete la schiena da sotto le scapole, estendete e andate in avanti oltre lo schienale, ora prendete la parte alta dello schienale, mantenete il piede di Dandasana, la gamba di Dandasana, l'esterno del ginocchio di Sirsasana giù, non fate andare dentro l'addome, l'addome sale verso il costato inferiore e adesso appoggiate la fronte sulla sedia, rimaniamo qua un minuto per allungare la schiena in questa posizione seduta. Così ci rilassiamo la posizione in piedi e inspirare Urvastasana, Janusirsasana e veniamo giù. Bene, l'ultima serie a sinistra,
il ginocchio della gamba destra, pianta del piede destro all'interno della coscia sinistra, prendo la sedia, tiro la sedia, spingo la sedia, Urvasta, Janus Hirschasana, inspiro, vengo su, penso ad andare in avanti, ma non crollando, ma andando in avanti oltre la sedia. Ma gente che non c'è la sedia, volete andare con le mani oltre lo schienale, andate oltre lo schienale con le mani, andate oltre, da dove non con le mani, e dalle dorsali andate in avanti, e prendete la sedia, e adesso appoggiate la fronte. Sentite che il tallone sinistro spinge giù, che il dietro ginocchio sinistro va in giù, che il fianco sinistro, la cresta di piede sinistra è rimasta indietro. Spingete l'esterno del ginocchio destra a terra. Respirate normalmente. Lunghe inspirazioni, lunghe espirazioni. E inspirate, venite su, basta, già non scusate, Svastikasana. Adesso facciamo una Dukkha Svastikasana, per cui mettete già le mani sullo schienale, venite in avanti, spostate il sedere poi in avanti e appoggiate la fronte sopra la seduta della sedia. Se non riuscite a toccare la seduta della sedia, mettete una coperta. Bene, cambiate l'incrocio delle gambe. E vediamo su. Adesso, se facciamo questo, io chiamo giochetto, questa posizione, per sentire, vi ricordate all'inizio abbiamo fatto Suttatadasana, Suttarvastasana con e senza mattone, poi abbiamo fatto Vipada Pavanottasana, per cui da sdraiati, vi sdraiate a terra, posizione di Suttatadasana, okay? E tanto sentite come siete in Suttatadasana adesso, poi piegate le ginocchia e fate Vipada Pavanottasana. Sentite come la schiena adesso si srotola, si appoggia ugualmente, immagino almeno uguale o meglio, spero non peggio, ma non credo. In tutti i casi state lì almeno un minuto. Bene, dopo questo minuto, respirate ancora un attimo la posizione, mi preparo per un'altra posizione. Siccome nelle posizioni, nelle lezioni per non principianti, non ci sono posizioni rovesciate agli inizi, io ho fatto una lezione quasi apposta, vediamo per una posizione semi-rovesciata. A parte che Prasarita Pallottanasana ha già un avvicinamento. Prendendo un booster, o se avete il booster prendete delle coperte, adesso vediamo convenzionale, e mettete il booster proprio attaccato al muro. Se non avete il booster potete prendere delle coperte, ripiegarle in modo da creare più o meno la stessa altezza, ok? Vedete in questo modo qua, almeno una coperta sopra l'altra piegata così. Dopodiché mettiamo chi ha il booster, la coperta aperta. Il booster, per chi si collegasse la prima volta, è una denominazione anglosassone, è un cuscino lungo di 60 per 20 è alto, sì, appunto alto 20 cm più o meno, poi ce ne sono un po' più lunghi, anche 70, un po' più larghi, ma la base è diciamo, questa qua, per cui dovete creare questa condizione, possibilmente con delle coperte per chi fa questa posizione o l'altra, perché deve essere un attrezzo che sostiene, ma non duro con un mattone che è di legno, ma fatto appunto con un materiale più mobile, più accogliente, per cui crea una certa sostegno, ma accoglie di più. Questo è diverso perché mentre il mattone, l'avete visto prima in Suttatadasana, va direttamente a toccare un osso tra l'altro, è dalla stessa consistenza dell'osso, perché è una reazione molto più attiva, non è molto calmante ma risvegliante, diciamo risveglia. Il booster invece accoglie, per cui le ossa non vengono messe in particolare azione, perché i tessuti attorno al connettivo sono accolti, si ammorbidiscono. Per cui c'è un'apertura, ma è più accogliente, più morbida. Tant'è vero che nelle posizioni durante la gravidanza e gestazione queste cose vengono
presa in considerazione. Allora, per andare in posizione vi mettete di fronte al booster con i piedi uniti, le mani larghe sotto il booster, sotto le spalle, appoggiate la portella della testa sopra la coperta. Poi camminate per avvicinarvi, arrotondate la schiena, per avvicinare proprio tutto il corpo verso il booster, appoggiate le spalle, poi potete togliere le braccia, vedete? Non c'è più bisogno, solo appoggiate sulle spalle. Siete appoggiate al muro, sollevate le gambe e poi lentamente scivolate giù fino a portare il bacino, ok, sopra il booster. Le gambe sono divaricate e la larghezza delle spalle di parità canale. Appoggiate tutto il dietro delle cosce delle gambe alla parete, come se foste sul pavimento in bandanza, senza irrigidire i muscoli, però allungate e allargate i dei piedi, le braccia aperte con i gomiti interni, palmi delle mani rivolte verso l'alto. Se non sentite chiusura alle spalle, piegando i gomiti, portate le mani sull'addome, ma se sentite che le spalle si chiudono, tenete piuttosto le spalle aperte. Inspirate, portate il mento verso lo sterno e fate la carana. Questa posizione, adesso siamo a un'ora e un quarto, per cui abbiamo fatto la lezione, diciamo, ma no, mancano ancora 3 minuti, per cui teniamo 3 minuti la posizione, in modo da averne il beneficio maggiore. Calmate tutti i vostri sensi, per cui la percezione che avete attivato in modo invasivo nel corpo, invasivo nel lato buono della parola, per cui sentite che, calmando tutti i sensi, come attraverso i nostri percettori, che sono la vista, per cui chiudete le palpebre, in modo che il senso della vista non riattivi il nostro senso della vista verso l'esterno, non è il pratyahara, che è proprio una tecnica vera e propria, molto importante negli 8 stadi di sviluppo della yanga yoga che sviluppa sui principi dei Patanjali, ma è una preparazione pratyahara. Per cui chiudere gli occhi vuol dire io mi estraggo dal mondo esterno e porto l'intenzione visiva all'interno di me. E sto parlando di turberò il pratyahara dalle orecchie, però cercate di portare l'attenzione tra di voi anche dall'udito, non ascoltando i suoni esterni, ma ascoltando i suoni interni, che sono il respiro e la frequenza cardiaca. Guardate che il pratyahara è molto importante, perché costantemente avere l'attenzione visiva o anche uditiva a una notizia, che sia buona o non buona, la notizia ci porta verso l'esterno, ci porta lontano da noi. Ahimè, purtroppo le notizie non sono sempre molto belle, a volte anche poco veritiere, non veritiere, per cui ci possono turbare la nostra mente, il nostro centramento. Come dicevo prima, quando sentite fuori dalle asana, fuori dalla pratica delle asana, mantenete questa stessa concentrazione, questa stessa calma, fermezza, o anche non calma non vuol dire addormentarsi, anche questo accentramento, dovete essere attivi. Mi piaceva un detto orientale, di estremo oriente, non è indiano, dove diceva che la mente deve essere molto veloce e la parlata molto controllata, semplice. Se parlate di fretta, la gente mi capisce, sembra che avete la mente confusa, e più volte così. Per cui dovete avere la mente libera da tutte le tensioni del corpo, della mente appunto, delle nostre emozioni, per poter essere lucidi e parlare con una modalità regolare, fluente e chiara. Io ritornato a osservare il respiro. Dopo aver chiuso gli occhi, ascoltando attraverso il vostro senso dell'udito, il respiro, concentrandovi col senso del tatto, con l'aria che parte, passa davanti al lato superiore alle narici del naso. Dopo distaccatevi anche da questa sensazione qua, se non usiamo un altro senso, ma ascoltate dentro, usate i sensi diversamente all'interno. Espirazione, lasciate che il corpo si abbandoni a un paio di crani e adesso scivolate indietro fino a portare la schiena, tutta la schiena a terra, rimanete con le natiche appoggiate al booster e le gambe incrociate sopra. Questo è un Supta Svastikasana.
che è un shavasana con le gambe di svastikasana poggiate. Cambiate l'incrocio delle gambe. Con molta calma, fluidità, raccogliete le gambe sul fianco destro, il braccio destro sotto l'orecchio destro e la mano sinistra sul tappetino. Ora, venite seduti in svastikasana sul bolster, che è più comodo. Ci permette di tenere il bacino più alto delle ginocchia, per cui più equilibrio nella postura. Mettete le mani sulle ginocchia, spingete dolcemente e allontanate l'addome dall'interno delle cosce, il torace delle cosce, giù il sacro sull'osso pubblico, portiamo le mani giunte, chiudiamo gli occhi, tre respiri profondi, a seguire tre respiri istintivi naturali. Namaste. Questo ringraziamento tipicamente indiano, vengo a ringraziare più da vicino nel modo un po' più casalingo. Bene, ringrazio tutti per la vostra presenza, la vostra capacità di concentrazione e il riconoscimento che date tutti a noi per la continuità delle nostre lezioni. Come sempre, se avete dei dubbi, volete avere delle informazioni, usate la chat per scrivere quello che non avete capito, quello che vi è piaciuto, non vi è piaciuto, in modo da poter correggere quello che non è piaciuto, ovviamente. Le lezioni continuano, domani ci sarà una lezione però per intermedi, per cui chi ha almeno 2 anni di pratica è in grado di fare Sirshasana e Sarvangasana per 5 minuti. Ok, poi se sono 4 va bene lo stesso, però insomma che ha una certa pratica. Invece per quanto riguarda lezioni principianti, possiamo rivederci se avete il piacere, lunedì, questo lunedì alle ore 18, per cui ci sarà la lezione principianti. Vedremo altri aspetti delle posizioni iniziali, che però comunque chi è avanzato può anche fare, perché sapete che sono sempre utili, e poi vi daremo altre informazioni in merito a tutto quello che ne consegue. Okay? Namaste. Buona giornata, buona domenica, anche se intermezzo un po' diversa dal solito. Alla prossima settimana.